siamo ad un passo da 3.000 miliardi di debito pubblico, c'è una legge di bilancio tutta da scrivere, incombono anche le nuove regole del patto di stabilità. Voi del Partito Democratico sulla legge di bilancio, che cosa vi aspettate, cosa temete? Ah, intanto mi auguro che la destra, il governo Meloni, Giorgetti, non mettano la museruola che è stata molto umiliante alla maggioranza parlamentare, nel senso che io non ho dimenticato che l'anno scorso questi poveri senatori e deputati della maggioranza non potevano parlare, nel senso che non gli fu consentito di presentare emendamenti. Fu una sorta di prova generale per cosa intendono loro per premierato, e cioè lo svuotamento del Parlamento. Mi pare di capire dalle dichiarazioni di queste ore che c'è già una minaccia ai gruppi parlamentari di maggioranza, cioè questo è, se vi pare. Ora io le faccio vedere, non so se si vedrà o meno, questa lista qui, che cuba 18 miliardi, non è la lista di Francesco Boccia o Elie Schlein o Giuseppe Conte, Frattoriani e Bonelli. Sono le misure annuali che loro hanno approvato l'anno scorso, che avrebbero dovuto essere garantite da coperture strutturali, quindi triennali almeno, e che invece anche l'anno scorso per una scorciatoia hanno solo coperto per un anno. Sto parlando del cuneo fiscale, sto parlando della misura ZES per il Mezzogiorno, sto parlando della detassazione del welfare aziendale premi di produttività, sto parlando della riduzione del canone RAI, sto parlando dell'azzeramento dei contributi previdenziali alle lavoratrici dipendenti con due figli, all'incremento fondo prima casa, al fondo per le persone in fuga dall'Ucraina, all'anticipo pensionistico. Insomma, sto parlando di misure che loro hanno detto è un anno, ma è come se fossero tre. Tutte misure, sto parlando della proroga dei concorsi, per esempio, per le forze di polizia delle forze armate, il rifinanziamento del fondo sociale, sono 18 miliardi e 100. Se lei ha questi 18 miliardi, che se non confermano, devono dirci quali di queste voci non confermano, perché bisogna avvertire centinaia di migliaia di persone, se non milioni di persone, che non avranno più queste risorse. Sono 18 miliardi e 100, ai quali ne deve aggiungere 12, che è l'accordo capestro fatto da Giorgetti. Lo dico qui perché lo stiamo aspettando in aula, ho visto che ha fatto un'ennesima riunione di maggioranza prima e un ennesimo consiglio dei ministri, e noi lo aspettiamo dal 3 luglio, non per una chiamata orale, perché rispettando le regole del Parlamento, che loro non rispettano, e noi contestiamo la mancanza di rispetto del governo Meloni e del ministro Giorgetti, abbiamo firmato tutti i senatori all'opposizione hanno firmato per avere Giorgetti in aula, e dopo 15 giorni doveva venire in aula a darci una risposta per spiegarci come intendeva garantire gli equilibri finanziari sull'autonomia, soprattutto sui livelli essenziali delle prestazioni, perché in bilancio non ci sono e perché nella scorsa primavera hanno approvato un documento di economia e finanza fantasma, lo dico a chi ci ascolta, gli utenti del Fatto Quotidiano. L'anno scorso, ad aprile, hanno approvato per la prima volta nella storia un DEF che non è un DEF fantasma, che normalmente si approva solo con i dati tendenziali quando le Camere sono sciolte o si stanno sciogliendo. Dicendoci cosa? Siccome c'è la modifica della riforma del patto di stabilità, a settembre cambiamo la legge di contabilità e vi diamo i dati nuovi. La legge di contabilità non è stata cambiata, è sempre la stessa, e la nota di aggiornamento al DEF la stiamo aspettando. Perché dico questo? Perché se anche non si muovono e rifanno le cose che hanno fatto l'anno scorso, con tutti i limiti che ricontesteremmo anche quest'anno, servono 30 miliardi, non 25. Dalle entrate non arriva nulla, perché fanno solo condoni fiscali e arriva meno di quello che prevedono. Mi pare fin troppo evidente che, non avendo nessuna intenzione di aumentare le rendite finanziarie, perché in un paese serio una persona che ha 10 milioni di euro di liquidità non può pagare meno tasse di un lavoratore che guadagna 50 mila euro l'anno, perché viviamo in un paese che in questo momento
diciamo, ad un padre, una madre di famiglia che guadagna 50.000 euro, ha tre figli e una serie di impegni, magari monoreddito, paga a un'imposizione IRPEF superiore alla rendita finanziaria che paga uno che sta a casa e ha ereditato magari 10 milioni di liquidità e li investe in obbligazioni, in titoli di Stato. È una cosa vergognosa, ma è quello che accade. E siccome non hanno nessuna intenzione di mettere le mani sulle rendite finanziarie, mi pare evidente che l'unico modo per evitare il caos, anche rispetto ai dati che ricordava lei sul debito pubblico che intanto aumenta, è tagliare purtroppo la spesa sociale. Ecco, quindi ci saranno dei tagli? No, è sicuro. Cioè, non è che glielo dico io. Purtroppo alzeranno i termini per chi va in pensione, le penalizzazioni, e quindi il buon Salvini si ritroverà a contestato la povera Elsa Fornero per 10 anni contestandole quota 41. Qualcuno dovrebbe ricordare a Salvini che da quando la Fornero non è più ministra, lui è entrato in 3 governi in questi 11 anni, e che i governi nei quali lui è entrato hanno portato quella quota a 42,5 e questo forse arriverà a 43. Quindi io penso che sia arrivato il momento di fare i conti. La manovra Meloni sarà finanziata dai pensionati e io temo da tagli da macelleria sociale. Hanno frenato sull'assegno unico, non dicendo che lo modificano, che non lo cancellano, ma noi non abbiamo mai detto che l'avrebbero cancellato. I rumors, che erano più di rumors, perché se l'abbiamo denunciato è perché era evidente che stavano facendo le simulazioni, che abbiamo denunciato, e che noi temiamo che possano, come dicono loro, rimodulare l'assegno unico, che significa tagliarlo ad alcuni. Guarda caso, si taglia sempre i più deboli. Siccome trasporto pubblico locale, assistenza, scuola e sanità vanno potenziate, non diminuite, soprattutto alle fasce più deboli, loro fanno esattamente l'opposto. Guarda caso, sono le 4 materie oggetto dello Spacca Italia di Calderoli. Ecco perché bisogna fermarli in Parlamento e poi fermare quella folle legge di Calderoli che è lo Spacca Italia, perché su queste 4 materie, su cui già la manovra farà danni, sono le stesse materie che cristallizzeranno le diseguaglianze, non solo tra regioni, ma anche dentro le stesse regioni. Ecco perché il Nord voterà convintamente contro lo Spacca Italia di Calderoli, perché anche nelle regioni più ricche le aree interne e le aree di montagna saranno penalizzate rispetto alle aree metropolitane più ricche.